Un cordiale saluto a voi tutti, ancora buon pomeriggio e ben ritrovati con l'edizione delle 14 del nostro giornale. Parliamo di lavoro, solo rilanciando l'industria la nazione può ripartire. Il segretario nazionale della UILM Palombella a Taranto per l'attivo provinciale del sindacato. Sentiamo. Le incertezze del momento legate anche alla manovra del governo Monti destabilizzano il quadro economico alla vigilia del nuovo anno, gravido di preoccupazioni. Se non si rilancia il manifatturiero non ci sarà futuro per il nostro paese, lo ha ribadito il presidente nazionale della UILM, l'Unione Metalmeccanici della UIL, Rocco Palombella. La prospettiva sarà quella che non ci potrà essere crescita se non ci sarà rilancio dell'industria manifatturiera. Noi l'abbiamo detto da diverso tempo, ma in questo momento è arrivata appunto l'occasione per cercare di rilanciare le imprese, soprattutto quelle metalmeccaniche. Il futuro sembra, appunto, come diceva lei, un futuro incerto, però l'Italia ce la potrà fare solo a una condizione: se le industrie, i manifatturieri, i lavoratori continuano ad essere quelli, i protagonisti. Il rischio è che il sistema di tassazione, il sistema di mortificazione dei lavoratori rischia di essere invece quello più penalizzante. Noi dobbiamo fare in modo che da questa finanziaria, da questa manovra che si sta discutendo in questi giorni, ci sia la possibilità che i lavoratori dipendenti non devono pagare, come sempre succede, il peso della crisi, perché altrimenti il rischio sarà quello che l'Italia non ce la farà se noi non saremo in grado di valorizzare i lavoratori e le imprese. Ecco, per quel che riguarda il livello locale, la domanda dell'acciaio è in forte contrazione, insomma, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Da quel punto di vista, parliamo dello stabilimento siderurgico più grande d'Europa, l'Ilva di Taranto, che previsioni ci sono? Ma sicuramente è stata scongiurata la richiesta di cassa integrazione appunto per fine anno. Questo però non vuol dire nulla, perché ovviamente gli indicatori sono indicatori molto negativi. L'anno prossimo ci sarà ancora recessione. Noi siamo convinti che gli sforzi che sono stati realizzati per questo stabilimento, è uno stabilimento in grado comunque di essere competitivo, e quindi noi siamo convinti che gli sforzi fatti dalle maestranze ci consentono di poter guardare anche questa fase di crisi ulteriore come una fase abbastanza positiva per lo stabilimento, per le imprese che ci lavorano, perché io ritengo che ci siano le condizioni per poter avere quelle nicchie di mercato in grado di poter avere lo stabilimento in marcia con i suoi quattro altoforni e tutti gli impianti conseguenti. E vediamo proprio ora com'è andato l'attivo provinciale presieduto dal segretario Antonio Talò. Un anno che si chiude con tutte le incertezze legate anche alla manovra economica del governo. Quali prospettive per i lavoratori metalmeccanici, per i lavoratori dell'Ilva per l'anno prossimo, Talò? L'anno che si chiude, ovviamente, lei diceva la manovra, è come dire piove sul bagnato, perché eravamo già in grande difficoltà e le misure della manovra tutt'oggi non prevedono niente di buono. La protesta in primis da parte sindacale è questa: oltre alle tasse, di cui non siamo d'accordo, e sui problemi delle pensioni, c'è questo problema che per noi è un fatto dirompente. Non ci sono misure che vanno verso lo sviluppo e la crescita. Per cui l'Ilva, ma non solo l'Ilva, siamo in una fase di stallo dove bisogna difendere quello che abbiamo senza voler pindarci di qualcuno che anche ci sono. Sperare in una ripresa che oggi onestamente non è pensabile. Certo, noi speriamo. L'Ilva, il mercato dell'acciaio è un po' cronicizzato in questo momento. La stessa Ilva dice resisteremo, noi speriamo che oltre a resistere ci sia finalmente nel giro di qualche mese, non subito, una ripresa, seppur lieve, ma una ripresa. Altrimenti sperare in qualcosa di positivo, oltre a quello che si dice dell'Ilva, abbiamo, credo, ormai toccato con mano tutti quanti, che quando si ferma l'Ilva, un po' tutto il mondo, tutta l'apparato economico, sociale di Taranto si ferma. Ecco, sempre per rimanere in campo metalmeccanico, Alenia aveva promesso nuovi investimenti, nuova occupazione nel territorio di Taranto. Che notizie ci sono? Alenia, diciamo, con tutti i problemi che ci sono pure in Finmeccanica, però credo che sia, facendo i dovuti scongiuri, sia una realtà con. Certo, aveva promesso 100 assunzioni, non sono 100, almeno nell'immediato. Però un primo investimento c'è già stato, 170 milioni sono stati già stanziati, ci sono già lavori in atto per ampliare gli impianti, per cui
in questo marasma di grandi incertezze, la linea probabilmente è quella luce, almeno quella luce che si vede intorno al tunnel. La cronaca, incidente stradale avvenuto intorno alle 11 di questa mattina sulla strada che da Taranto porta a San Giorgio. Due autovetture, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente. Gli occupanti i veicoli non hanno riportato gravi lesioni, ma sono state delicate le fasi di estrazione del corpo di uno dei coinvolti nel sinistro. Intervenuti i vigili del fuoco, oltre ai sanitari del 118. Sciopero oggi in tutta Italia dei lavoratori dei servizi pubblici contro la manovra del governo Monti. Alta l'attenzione anche a Taranto. Questa mattina sotto la prefettura insieme ai lavoratori c'erano anche i sindacati. Le avverse condizioni meteorologiche non hanno fermato i lavoratori dei servizi pubblici che oggi hanno aderito allo sciopero nazionale unitario indetto dai sindacati di categoria CGIL, CISL e UIL per chiedere la modifica del testo della manovra durante l'iter parlamentare. I sindacati confederali chiedono in buona sostanza al Parlamento un cambio radicale della manovra nel segno dell'equità. Tutta Italia oggi manifestiamo contro questa manovra del governo Monti. Da tenere in debita considerazione che sotto Palazzo Montecitorio c'è un presidio permanente che quasi certamente andrà avanti fino alla vigilia di Natale. La nostra insoddisfazione, contestiamo nel merito e nel metodo questa manovra perché tra l'altro toglie, è noto ormai, toglie soltanto ai poveri, ai soliti noti e non per le altre cose e non dà nessun segnale positivo, nel senso che riesce da subito a decurtare le spese improprie, improduttive e a non riformare la pubblica amministrazione. Questa manovra penalizza fortemente sia i pensionati che i pubblici dipendenti, è sotto gli occhi di tutti. Per l'ennesima volta questo governo dei tecnici fa pagare agli unici che da sempre contribuiscono nella maggior parte per rendere servizi ai cittadini attraverso una tassazione iniqua. Noi ci auspichiamo che questo governo possa rivedere la propria posizione e fare una riforma fiscale efficace ed efficiente nell'interesse di tutti i cittadini. In questa manovra sono previste pure gli accorpamenti di enti previdenziali come l'INPS e l'INPDAP, senza che se ne è discusso preventivamente con le organizzazioni sindacali, quindi non sappiamo in che maniera il personale dell'INPDAP deve transitare all'interno dell'INPS e quindi tutto quello che ne implicherà. Noi chiediamo anche per quanto riguarda la riforma delle pensioni di avere una manovra più equa, perché è impensabile che lavoratori usuranti, che fanno lavori usuranti, tipo lavoratori che lavorano all'interno dei bacini, per esempio insieme al pubblico impiego negli arsenali, possano andare in pensione con 42 anni di contributo oppure a 66 anni di età. Quindi sarebbe una cosa impensabile, per cui chiediamo che le misure che devono essere approvate in Parlamento tengano conto di queste situazioni, ma soprattutto ci sia un confronto reale con le organizzazioni sindacali e soprattutto, visto che i lavoratori sono disposti a fare sacrifici, questi sacrifici vanno nell'indirizzo dello sviluppo e quindi creare lavoro per le nuove generazioni, perché senza di quello non andremo da nessuna parte, quindi è indispensabile il lavoro. La politica e il Partito Democratico chiede le primarie, la notizia ufficializzata questa mattina al termine del coordinamento provinciale. Tutto nelle mani di Vendola. Il coordinamento provinciale del PD, riunitosi nella tarda mattinata alla presenza del segretario regionale Sergio Blasi, rompe gli indugi e chiede le primarie di coalizione. Consultazioni che si dovrebbero svolgere entro la fine del mese di gennaio e che dovrebbero decretare il nome del candidato sindaco del centrosinistra del capoluogo ionico. Sarà ora il presidente della regione Nichi Vendola a decidere, considerata la valenza politica di Taranto, capoluogo di provincia. Dunque sia le primarie, come da tempo chiede il Partito Democratico e contro le quali si oppone il sindaco uscente Ezio Stefano, pronto alla ricandidatura. Cosa farà dunque ora il governatore? Difficile prevederlo se si considerano le dichiarazioni estive del suo più fido assessore, Fratoianni, il quale si era stretto al primo cittadino in carica, dichiarando che un sindaco uscente non deve necessariamente sottoporsi al test delle primarie. Nei giorni scorsi inoltre, dopo l'annuncio della Puglia per Vendola locale che aveva richiamato i suoi alle primarie, proprio lo stesso presidente della regione era intervenuto per bloccare l'iniziativa stoppando la macchina organizzativa. Sull'altro fronte il PDL ha lanciato ieri il sondaggio telefonico con il quale sarà scelto il candidato sindaco da una rosa di tre nomi.
Nel dibattito preelettorale torna ad affacciarsi intanto l'imprenditore Antonio Caramia, che dice testualmente: «Nelle scorse settimane qualcuno ha fatto il mio nome come candidato sindaco del centrodestra. Lo ringrazio, ma ho già fatto pubblicamente e ho già detto che non è mia intenzione candidarmi. Come cittadino e come operatore economico di questa città mi auguro che il prossimo sindaco sia in grado di affrontare le sfide che ci attendono. Chi si candida a guidare la città deve essere una persona cristallina, un esempio positivo disponibile a perseguire il bene della collettività. In definitiva, il nostro territorio ha bisogno di gente onesta, preparata ed inattaccabile anche dal punto di vista personale. Abbiamo bisogno di persone che in questi anni hanno operato in favore della città. Non servono improvvisazioni né candidati dell'ultima ora. Un monito da cogliere in entrambi gli schieramenti». E ha visto la luce questa mattina la targa che riconosce a pieno titolo il convento di San Francesco come sede dell'Università Ionica, prima dello scambio di auguri da parte del rettore Petrocelli, concerto della fanfara della Marina Militare. Se i giovani e l'università sono il metro con cui si misura il livello di avanzamento della società, Taranto sembra stia ponendo, mattone dopo mattone, delle basi solide da cui ripartire. Ha infatti finalmente visto la luce la targa che riconosce a pieno titolo lo storico e prestigioso convento di San Francesco come sede dell'Università Ionica. Fra le tante personalità di rilievo del nostro territorio presenti al concerto tenuto per l'occasione dalla fanfara della Marina Militare, il rettore dell'Università degli Studi di Bari, Corrado Petrocelli. L'auspicio è che il polo universitario ionico, come è scritto lì, si rafforzi sempre di più, si qualifichi sempre di più e noi possiamo qui dare vita a dei percorsi che siano dei percorsi peculiari relativi a quelle che sono le vocazioni di questo territorio, a quelle che sono le eccellenze che questo territorio sa produrre. Spero che quanto prima il PON, che come sapete è stato il secondo in Italia e che finanzia la nascita del polo scientifico tecnologico per l'ambiente, sia messo a valore in modo che si possa costruire una realtà di ricerca e di formazione che sia valida in tutto il Mediterraneo. L'inaugurazione ha avuto più fasi e chiaramente un immobile così importante, una sede così importante ha bisogno di vari momenti. Questo diciamo natalizio, prenatalizio è un ulteriore tassello che mettiamo, stiamo insieme con l'università completando tutto perché la nostra sede sia bella e funzionale. Quindi chiaramente è una grande soddisfazione, un risultato che si tocca e soprattutto un risultato che darà grande prestigio alla nostra città nel futuro e grandi speranze concrete ai nostri giovani. Questa è la cosa più importante di tutte e l'augurio che io faccio, diciamo, ai nostri figli. E oggi abbiamo ufficialmente anche inaugurato, attraverso l'esposizione della targa, la nostra sede del convento San Francesco, e perché poi celebriamo gli auguri di Natale e farlo in questa cornice è un motivo di particolare soddisfazione. Peraltro in questa fase il polo ionico è in forte crescita. Abbiamo un numero di studenti ancora crescente per questo anno, i dati ce lo confortano, e poi abbiamo avuto questo riconoscimento dal Ministero dell'Università dell'approvazione del progetto PON per il polo ambientale. Abbiamo comunque un'attività intensa. Sabato scorso l'inaugurazione del nuovo plesso attiguo al centro di riabilitazione Osmar di Laterza, destinato ad ospitare 270 nuovi utenti. Le parole di elogio del presidente del Consiglio regionale Introna e del sindaco Lopane. Presidente, una struttura di eccellenza che ora punta sempre di più a divenire un punto di riferimento nel territorio, nonostante la situazione sanitaria nel nostro territorio non sia delle migliori. Ma intanto bisogna apprezzare il coraggio della gestione dello SMAIL, perché in un momento di crisi ha pensato di investire per dare una struttura con la quale sicuramente si dà dignità al paziente. Il paziente lo si pone al centro della politica, così come sta facendo il governo regionale, e quindi anche la locazione, anche la sistemazione alberghiera fanno parte di una condizione che rispetta prima l'uomo, prima la donna e poi l'ammalato. Io penso che rappresenti certamente una,
una struttura che fa della provincia di Taranto una provincia che può essere orgogliosa e soprattutto sa che si offre ai pazienti di questa struttura una assistenza di altissima qualità. Sindaco, una struttura che si amplia, si estende e che diventa ancora di più punto di riferimento del vostro territorio, siete sicuramente soddisfatti? Assolutamente sì, oggi è una giornata importante per la nostra comunità perché questa nuova struttura significa opportunità di sviluppo in un contesto in cui la ricerca e i nuovi progetti devono essere il faro per questo settore che è molto importante. I diversamente abili e il miglioramento della qualità della vita, quale mission dell'azienda OSMILE, è sicuramente un faro anche per l'attività amministrativa, è un terreno su cui confrontarsi con la stessa azienda per proporre nuovi progetti che siano all'avanguardia, che siano di eccellenza in questo sistema sociosanitario. Mentre la sanità in generale langue, la terza eccelle. Assolutamente sì, il nostro ruolo qui è particolare perché se da un lato dobbiamo promuovere l'intervento dei privati in questo senso, d'altro canto come amministratori pubblici non possiamo ancora per molto tempo sopportare i tagli che al sistema pubblico ci sono, quindi abbiamo questo doppio ruolo e questa duplice veste. La cronaca, alle prime ore di questa mattina gli agenti della Volante sono intervenuti in via Cugini dove era giunta una segnalazione alla locale sala operativa 113 di un'avvenuta rapina. Sul posto la persona rapinata, dipendente di una stazione di carburanti, ha dichiarato che mentre era fermo in via Cugini nel traffico cittadino è stato avvicinato da due giovani a bordo di uno scooter. Uno dei due, armato di pistola, prima ha infranto il vetro dell'auto e poi sotto la minaccia dell'arma si è fatto consegnare dalla vittima il marsupio contenente l'incasso del fine settimana. Sono in corso le indagini. La pubblicità, restate con noi, a fra poco.